Siamo arrivati a questi dati grazie ad un mio accesso agli atti, dove sostanzialmente si conferma quello che a noi era già evidente, appunto, che questi 9 autobus da 148 posti stanno viaggiando praticamente vuoti. Abbiamo fatto un calcolo e ci risulta che viaggiano su questi autobus una media di 6 persone per corsa, quindi uno spreco totale di soldi pubblici, perché voglio ricordare che questi 9 autobus lunghi 18 metri sono finanziati in parte con fondi regionali per 3 milioni di euro e il restante 1 milione e 3 da Tiper che è comunque partecipata al 46% dalla regione e al 30% da parte del comune, quindi sono sostanzialmente soldi nostri. E sono quegli autobus, diciamo così, quelli articolati, quelli molto grandi, non sono piccole navette? No, sono gli autobus doppi che dovevano servire anche per la decarbonizzazione, quindi sono autobus ambientalmente sostenibili, che in realtà sono stati messi a servizio di un'attività privata di Farinetti, che tutti sappiamo essere vicino al Partito Democratico, ma è fondamentalmente uno spreco di soldi e noi chiediamo che questi autobus vengano restituiti alla collettività, come è giusto che sia, perché per far viaggiare 6 persone a corsa penso che sia sufficiente anche uno scuolabus e non c'è bisogno di mettere a disposizione degli autobus che dovrebbero servire alla collettività ad un'attività imprenditoriale privata. In particolare lei ha detto molto meglio per utilizzare quegli autobus per i pendolari. Assolutamente sì, se dobbiamo farli viaggiare vuoti non ha senso e quindi chiediamo attraverso anche una risoluzione che vengano restituiti appunto a chi ne fa uso quotidiano o chi magari deve frequentare linee che sono sovraffollate e quindi potrebbero essere messi a disposizione appunto di chi ogni giorno deve usufruire di mezzi magari appunto sovraffollati o di linee non proprio efficienti. Voi da tempo denunciate quelli che sono i sostanziali regali che le amministrazioni pubbliche fanno a un'impresa privata, quella appunto di Farinetti, ma al di là di quello si è fatto un'idea del perché siano così vuoti? Beh, probabilmente hanno sovrastimato la frequentazione di questi autobus, intanto perché non hanno un prezzo decisamente accessibile visto che costano 7 euro a corsa, insomma non sono proprio alla portata di tutti, e poi probabilmente perché appunto i frequentatori che erano previsti evidentemente non sono il numero che si aspettavano e quindi questi autobus viaggiano praticamente vuoti ed è uno spreco inutile, ripeto, di soldi nostri. Io conto di avere delle risposte dall'amministrazione, perché credo che non si possa assolutamente continuare così. Ribadisco, non ha senso far viaggiare degli autobus vuoti in favore di un'attività commerciale privata. Farinetti, che gestisce il proprietario di Fico, potrebbe tranquillamente mettere a disposizione con soldi propri una navetta, visto che le cifre sono queste. Non si capisce come mai, perché dobbiamo sprecare soldi dei cittadini per far viaggiare degli autobus ambientalmente sostenibili vuoti. In occasione di altri dati che non rispettavano le aspettative, l'amministratrice delegata di Italy Primori aveva detto: beh, ma aspettate, adesso vedrete che il parco agroalimentare fiorirà in primavera. Si aspetta una giustificazione di questo tipo anche per questo caso? Ma guardi, io non lo so, sono andata a vedere Fico e secondo me non ha questa grande attrattività che loro raccontano. Chiaro, se porterà turismo, se porterà appunto maggiori visitatori sia a Fico ma anche in qualche modo al centro della città e tutti ne possono beneficiare, ben venga. Credo però che le abbiano delle aspettative veramente molto alte per quella che è la realtà, che è una Disneyland del cibo, dove sostanzialmente non è, secondo me è poco attrattiva, ecco.